Ciao a tutti, sono The Walking Nose e oggi confronteremo due tende, una da 20 euro e una da 300. Ma prima di andare a confrontare le tende, adesso andiamo a vedere il tramonto, perché il sole sta per tramontare. Un quarto d'ora. Manca un quarto d'ora, anzi, c'è una tecnica interessantissima per capire in quanto tempo il sole deve tramontare. Sì, ve l'ho spiegata prima. Esatto, adesso ve la mostriamo. Ogni dito che separa il sole dall'orizzonte è un quarto d'ora. Alberto sa il fatto suo. Mi piace questo tramonto, ragazzi. Molto bello, molto edificante questo tramonto. Bello il tramonto. Molto bello il tramonto. Cosa vi esprime il tramonto? Solidarietà. Che emozione ti esprime il tramonto? Mi esprime le tenebre che vincono sulla luce. Io, a me piacciono molto di più i tramonti che le albe. Perché l'essere umano è sì. Legato a, all'oscurità. All'oscurità, cioè. È tenebroso. E ciò che ci attrae è il perverso. Tutti noi abbiamo un lato scuro. Adesso andiamo a raccogliere un po' di legnetti, perché altrimenti gli altri dopo si incazzano perché siamo venuti a vedere il tramonto e non abbiamo fatto il nostro lavoro. It's bacchetto review time. Stanno arrivando gli altri. Gli facciamo uno scherzone. Adesso sbuchiamo fuori. Dai, giù, 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 giù. Scherzone. Ma gli altri dove sono? Sì, 3, 2, 1. Vabbè, mi siete fatti paura da solo. Mamma mia, ragazzi. Scherzone? La roccia di leone. Di sassi. Ma no, perché basta stare fermo, perché l'occhio umano è abituato al movimento. Dico, cioè, qui c'è lo Juster. Sì, lo sai che la bambina c'è un sacchetto di coriandoli. A vedere. È andato via il tramonto? No, adesso stai facendo un video al nostro malgrado. Se non sei capito, adesso andiamo a mangiare la salsiccia. Abbiamo comprato quintali di salsiccia. Quanti chili di salsiccia abbiamo preso, 8. Albi? 8 chili. No, non abbiamo preso 8 chili di salsiccia. Oh, grazie Albi, che hai. Sei proprio un vero amico. Bello. Io passo di qua. Salsiccia. Salsiccia in quantità. Adesso dobbiamo correre a mangiare i 20 chili di salsiccia che abbiamo comprato. Corre! Io però adesso ho mezza piedina vuota. Vuota. Dai, dai. Litor, andiamo da Carlo. Siamo ingozzati di piedina. Albi, ti sei ingozzato di piedina? Sì. Anch'io, piedina buonissima. Adesso siamo sulla rupe di prima. Carlo sta facendo delle foto alla Via Lattea, che non c'è perché purtroppo c'è la luna, quindi non si vede. Si vede la luna? Purtroppo mi sa che non si vede. Oh no, l'ho vista, eccola. È tra... Dov'è? È tra le mie braccia e la mia faccia.
Detto questo, tenda review domani mattina quando ci svegliamo, perché io e Albi dormiremo senza tenda all'addiaccio. Davvero? Sì. In realtà questa sera adesso testiamo la tenda da 20 euro del Decathlon da due posti. Io e Albi dormiremo lì dentro. Vediamo. Qui dentro. Qui dentro, giusto? Qui dentro. Inoltre ho comprato questo bellissimo sacco pelo del Decathlon, perché quello vecchio è andato semi perduto ed è molto vecchio. Ho preso la taglia M, che sicuramente è il colore da donna, perché sono alto 1,70. E questo è per persone alte fino a 1,70. Pesa pochissimo e costa il giusto. Questa sera lo testerò. Secondo me avrò caldo con questo, perché ho già caldo adesso. Sto vloggando, già che non sto parlando con te. Sto parlando con i miei spettatori, i miei iscritti. Se non avete visto gli altri video, guardateli, iscrivetevi e mettete mi piace per vedere se sopravviveremo questa notte. Come avevo detto nel video della tenda Decathlon, direi che in due ci si sta. Albi siamo praticamente altri uguali, Albi più alto di me. Però direi che comunque, come stai andando Albi? Comodissimo. Per cui top, domani mattina compariamo questa tenda con la Big Agnes da 350 euro. Siamo svegliati, io sono sveglio, Alberto dorme, è tipo tardissimo. Tent review time! Siamo qui con la tenda da Decathlon da 20 euro, una Big Agnes Flycreek H, tenda da un posto molto leggero che costa $350 e una Fiat Panda. Chi vincerà questa sfida? Partiamo subito ad elencare quali sono i vantaggi di questa bellissima tenda da 20 euro. Il fatto è che ci abbiamo dormito in Alberto questa notte, abbiamo dormito bene in due, quindi questa tenda è effettivamente da due persone. Posso dire che si sta abbastanza bene, i materiali sembrano solidi ed è una tenda che può essere trattata male. Non succede niente. Però pesa 2,2 kg, che non è un bene, mentre invece questa, bellissima tendina, che invece è molto più delicata e bisogna fare le carezze, pesa 768 grammi, ma costa anche $350 e ha bisogno di molti più riguardi, come per esempio un telo sotto la tenda, perché altrimenti il telo inferiore, se ci sono delle cose acuminate, potrebbe bucarsi. Che altro? Non è autoportante. Diciamo che in realtà sta tenda è piena di sfighe, però è estremamente leggera, compatta, occupa un terzo del volume di quella. Dentro in realtà è molto spazioso per una persona anche molto lunga, c'è un sacco di spazio, io sono alto 1,70, ho un casino di spazio davanti e dietro. Ma passiamo alla vera cosa che dobbiamo recensire oggi. La Panda. La Panda può essere... Questa Panda è già predisposta per il campeggio, non ha i sedili, non ha niente che permetta di essere guidata, per questo questa Panda può essere messa dove volete e ci potete dormire dentro. Ma qual è il vantaggio di usare questa tenda da 20 euro invece di quella lì? O qual è il vantaggio di comprare una tenda da 350 euro mentre invece uno ne può comprare una da 20? Il discorso è sempre quello, la leggerezza e la compattezza e quanto siamo disposti a portarci sulle spalle per quanto tempo. Diciamo che per 2-3 giorni questa qui può andare bene se divisa in due, come ho detto. Se uno invece deve stare in giro settimane, dei mesi o molto molto tempo, questo qui è un investimento che sicuramente potrebbe ripagare. Ma è il momento di dare i voti. Allora, valuto la tenda del Decathlon 7 su 10, la tenda della Big Agnes 9 su 10 perché è una tenda della Madonna, e la Panda la valuto Panda su 10. 5 pande su 10, no, 8 pande su 10, 8 pande su 10. Per questo tent review direi che è tutto, non ci resta che tornare giù in pianura a morire soffocati dall'afa. C'è una cosa che mi sono dimenticato di dire, non importa la tenda che hai, c'è solo una cosa possibile da fare, quella cosa è camminare. La cosa bella di questa tenda è che, essendo così leggera e malleabile, uno la può infilare nel sacchetto
come se stesse infilando una tenda. E ovviamente quando sei in cammino questa cosa che si può fare, la tenda non si rovina. Ed è un ottimo modo, perché si può fare in modo veloce.